questo incontro del PD anche per le città metropolitane. A Messina stiamo avendo un grosso problema per quanto riguarda le ex province. Sì, i problemi sono di due tipi. Un problema è legato al deficit di democrazia che ormai da molti anni impera nei rapporti tra il territorio e chi dovrebbe governarlo, cioè la città metropolitana o la ex provincia. Le ex province sono commissariate, tuttora sono sostanzialmente commissariate perché c'è il sindaco metropolitano che la gestisce, ma in totale isolamento, e il territorio non ha da troppo anni nessun rappresentante che possa dare un contributo in termini di programmazione e di controllo delle scelte che poi ricadono sul suo territorio. E poi c'è un deficit, e poi c'è dall'altro un problema di carattere contabile, perché le città metropolitane, le ex province della Sicilia sono state mortificate dai governi che si sono succeduti, non ultimo il governo attuale, perché non gli è stato riconosciuto pari trattamento in termini di ristoro del taglio che era stato effettuato nel 2014. In tutta Italia il ristoro è stato al 100%, soltanto da noi in Sicilia questo non è avvenuto, provocando dei problemi di carattere contabili sui bilanci delle città metropolitane. Cosa può fare il PD per migliorare questa situazione? Il PD intanto si sta riorganizzando per sviluppare una progettualità che è parte dal territorio, per le esigenze del territorio, e che possa controbilanciare le scelte prese in isolamento dal commissario prima e dal sindaco metropolitano oggi.